Adesso, se questa cosa va bene nella presentazione, faranno la crisi per poter fare le elezioni e così il referendum scatteranno al 15. All'Arconti, ecco che alla Laura gli è tutto la parola. Hai ricevuto il messaggino mio? Il messaggino sì. Questo ci rimane la prossima fila qua. Chiudi, chiudi però. Grazie, l'avete messo in ordine decrescente dal tutto? Li mettiamo bene. No, perché costa poco, costa il poco. Finalmente è stato raggiunto lo scopo per cui ci siamo battuti. Speriamo che alla fine i conteggi risulteranno positivi per il Movimento Radicale e per tutta l'Italia. Franco, medico radicale ostiense, che si è sbattuto veramente tantissimo per questa raccolta firme. Salve a tutti. E dunque, che dire? Finalmente Laura abbiamo Conti, finito. Anche lei presente a questo evento, cioè la consegna delle firme. Laura, una tua impressione, una tua dichiarazione. No, non voglio dire impressioni, voglio dire cose. Allora, primo, qui oggi non c'è Caterina Caravaggi, che ha lavorato tanto, sia ai tavoli che poi alle firme. Non c'è perché era disoccupata, le hanno dato una supplenza, oggi è di servizio a scuola. Io la ricordo per tutto il lavoro che ha fatto. Come sopra per la nostra Antonella Casu, che credo abbia fatto anche la notte in bianco, che è ancora là a cercare di mandare qualcuno in motocicletta all'ultimo minuto con gli ultimi pezzi di firma da aggiungere al malloppo, nella speranza che magari non siano proprio quelle ultime che mancheranno. Inutile che racconti al microfono chi è Antonella Casu, io la ricordo qui proprio perché anche lei non c'è. Tutti quelli che ci sono, benvenuti, felice di vederli, vedo adesso qui il tesoriere di Radicali Italiani che manco è venuto a salutarmi. Michele! Niente. C'è un sacco di gente, molti li riconosco, molti non li conosco ancora. Con me c'è una persona che io amo molto, si chiama Alessandro Mongillo, è il nipote di Dino Marafioti. Sta avvicinandosi al partito perché lo stava facendo con lo zio e adesso lo fa con me. Spero che non lo deludiamo,
non ho altro da dire. Grazie Laura. Allora, siamo arrivati qui oggi con le nostre firme, ce le siamo coltivate, le abbiamo raccolte per strada tra la gente, le abbiamo corrette, nel senso che le abbiamo ripassate, le abbiamo contate, oggi finalmente le portiamo a... Per precisione diciamo che abbiamo ripassato i dati, non le firme. Sì, le anagrafiche, non le firme, le firme non le abbiamo ripassate. E niente, quindi è un grande giorno, speriamo che non le abbiamo portate al patibolo, che insomma... gli diano giustizia. Grazie, ma eroina radicale del sud Italia. C'è carica la macchina. Si caricano le eroine. Dalla Puglia, Anna Rita, com'è andata questa raccolta firme? Molto bene, molto molto. E, ovviamente perché ci ha aiutato il PDL e noi abbiamo fatto i tavoli tutti insieme. In Puglia hanno raccolto 75.000 firme, quindi... è andata molto bene, sono stati bravi, poi le abbiamo pulite anche insieme e ovviamente solo sul pacchetto giustizia, qualcuno era contrario all'ergastolo, però insomma sono stati molto molto bravi, anche alla prima esperienza, perché insomma un po' di pasticci li hanno fatti e ci hanno dato un sacco di difficoltà, ci hanno creato i comuni per vidime, timbri tondi, roba del genere, però insomma credo che sia stato un bel successo, 75.000 firme pulite, arrivate qua, insomma è stato un impegno costante e poi insomma comune, abbiamo lavorato molto bene insieme, ti ho detto noi i tavoli li abbiamo fatti tutti insieme, almeno insomma io a Taranto li ho fatti con loro e la gente che veniva a firmare per tutti e 12 e quindi con i tavoli insieme noi avevamo tutti e 12 quesiti. Purtroppo ce l'abbiamo fatto solo sul secondo pacchetto, però è andata molto bene, siamo contenti perché veramente l'impegno da noi c'è stato, abbiamo lavorato tantissimo, però vabbè siamo contenti perché insomma era la parola che hanno mantenuto e standogli insomma dietro insieme il lavoro è venuto perfetto, pulito, non abbiamo avuto quasi problemi, insomma qui sono firme pulite che abbiamo tutte usate e stanno qui in questi pacchi, io sono molto contenta perché comunque è stata una bella esperienza. E basta parlarci con la gente, poi ti capiscono. Spero che insomma ce l'abbiamo fatta e poi chi stanno tutti qui dietro. Abbiamo fatto le ultime due notti a San Silverio, però è stata veramente bello, siamo contenti. Grazie Anna Rita, segretario di Radicali Roma. Paolo, in conclusione appunto di questa avventura, due parole. Due parole, una giornata uggiosa. Nel senso che insomma adesso speriamo bene per questi 6 referendum di giustizia, che poi saranno forse 5 perché l'ergastolo c'erano tantissime persone che non lo volevano abolire, c'è un giustizialismo in questo paese pauroso, però spero anche quello della custodia cautelare riesca a passare come, almeno come numero di firme. Per gli altri un peccato, secondo me la disinformazione fa da padrona in questo senso, perché appunto aver saputo dei referendum soltanto a un mese dalla conclusione della raccolta firme ci ha consentito di prenderne soltanto un terzo insomma di quelle che erano necessarie su Cambiamo Noi. Siamo qua lo stesso a fare un po' di casino per dire ecco qua, queste sono le firme che questo paese consente di raccogliere. Quando non ci sono le possibilità, quando nessuno si mette a disposizione, quando i consiglieri comunali non fanno il loro lavoro, quando tutti quelli abilitati a dare una mano non la danno, è chiaro che lo Stato, io su quei temi di Cambiamo Noi particolarmente dico adesso non voglio sentire la gente che si lamenta che c'è una legge orribile sull'immigrazione, non voglio sentire la gente che si lamenta perché le carceri sono piene di tossicodipendenti. C'era una possibilità, non è stata sfruttata, adesso le responsabilità non sono delle persone una per una, ma di una massa forse di coincidenze che fa sì che questo paese stagni e sia appunto a livello di questa giornata, come l'ho chiamata, uggiosa, da pozzanghere. Vediamo, speriamo bene per il referendum che passeranno e che si vada a fare un bel dibattito sui temi proposti. Grazie Paolo. Nicolas dell'esercito di Risilvio che ha aiutato insieme a tutti gli altri compagni radicali a fare questo lavoro di raccolta e di ripulito la firma. Come ti sei trovato Nicolas? Mi sono trovato molto molto bene a dire la verità e sono stato molto contento di aver conosciuto Franco, i radicali di Roma e
e devo dire la verità che è stato un lavoro importante e anche una bellissima esperienza a contatto con tanti cittadini di Ostia. Hai già avuto esperienze referendarie, diciamo, di raccolta firme di questo tipo? No, era la prima volta, era la prima volta in assoluto e come ho detto è stata una bellissima esperienza perché abbiamo raccolto oltre tante firme anche tanti commenti di tanti cittadini lidensi e ci è piaciuto molto anche la partecipazione di tanti ragazzi giovani che si sono avvicinati ai banchetti dove ci hanno spiegato praticamente i loro pensieri per quanto riguarda la politica e tante persone anche che un po' controvoglia hanno firmato un po' distaccati da questa politica. Nicolas, adesso questa avventura in qualche modo è terminata anche se ne comincia un'altra, quella diciamo del controllo e poi del vaglio di costituzionalità, insomma ci saranno altri passaggi. Tu che pensi? Continuerai a collaborare con questo gruppo di militanti radicali? Pensi che ci potrà essere comunanza per altro tipo di battaglie? Sì, sicuramente sì. E ho capito che non è tanto proprio l'appartenenza a uno schieramento politico, ma quanto le battaglie che sono importanti. Per esempio da noi, sempre con l'aiuto di Franco e dei radicali di Ostia, ho visto che ci sono molte battaglie importanti a Ostia da poter fare, tipo quella sull'occupazione del suolo, delle spiagge, che sarà sicuramente una battaglia molto importante da portare avanti. E poi anche io parlo più che altro del territorio di Ostia, anche per quanto riguarda tante problematiche che ci sono e che soltanto stando nel posto, nel luogo dove uno vive, può sicuramente sapere e cercare di risolverle. Grazie Nicolas. Prego.